Per chi non sa cosa significa che una squadra possa avere l'impronta chiara del suo allenatore, una spiegazione pronta è il Cosenza visto ieri sera. Un esordio in campionato eccezionale per la squadra rosso-blu che ha superato la Cremonese 1-0. Fin dalle prime battute infatti l'aggressività e la determinazione che Alvini chiede alla squadra si è vista e ha fatto la differenza. Il gol di Dorazio alla mezz'ora è stato il coronamento di quello che è stato un vero e proprio dominio sul campo. Noi abbiamo fatto una partita importante dal punto di vista dell'aggressione, dal punto di vista dell'equilibrio. Sì, abbiamo rischiato, cioè la differenza sta nel vincere questa partita contro una squadra che per 10 undicesimi è la stessa che ha fatto la finale un mese fa, che dentro ha fatto dei cambi per cambiarla in maniera importante, e lì sta l'averla interpretata bene da parte dei calciatori nel volere essere equilibrati nelle due fasi, riuscendo a dare alla gara un ritmo importante, e quindi questo mi ha stupito, devo dire la verità, anche nella prestazione dei ragazzi. Ma come vi ho detto, noi fino a oggi la squadra ha sempre risposto sia anche nelle amichevoli, e quindi c'è da dare merito ai calciatori per quello che stanno facendo, per come stanno lavorando. Il Cosenza ha creato diverse palle gol pur non concretizzandole ed ha rischiato poco al cospetto di una squadra forte come la Cremonese. Neanche Alvini, acclamato dal pubblico, forse si aspettava una prestazione così. Ma l'entusiasmo, che di per sé può essere positivo, deve essere gestito bene perché è solo la prima giornata. Godiamoci la serata, ma da stasera pensiamo alle prossime partite, perché il nostro cammino è un cammino molto, molto difficile e lo sappiamo. Equilibrio ed unità di intenti, questo l'appello dell'allenatore a tutto l'ambiente. La Serie B è un bene prezioso, per Cosenza il 26esimo campionato, dobbiamo mantenere questa categoria, quindi manteniamo un equilibrio importante, non esaltiamoci, non esaltiamo, e stiamo uniti tutti insieme intorno alla squadra per cercare di compattarci. Noi lavoreremo in questa bolla, ma voi state uniti tutti quanti nell'ambiente, è fondamentale questo per raggiungere gli obiettivi.